Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. La mette al centro. Sbaglia la situazione. Elegante. Frazier sul pallone. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Cerca il numero. Chiesa. Prova a giocarla in profondità. Ecco un'occasione di contropiede. Sulla destra. Scodella in avanti. Abbiamo già superato il quindicesimo. La partita sta andando un po' alla deriva, non si crea gioco, zero conclusioni, si fatica a carburare da una parte e dall'altra. Chance per tirare, e c'è il gol del Lokomotiv Mosca. Il Lokomotiv Mosca fa costruire il gioco e vede bene la porta. Scambio d'antologia e finalizzazione impeccabile. Punteggio di 1-0 alla fine. Secondo me devono sfruttare la rincorsa, provare a prendere le distanze con un'altra rete appena possibile. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Prova a verticalizzare. Ha spazio sulla fascia. C'è Int e il portiere ci mette una pezza. La butta in mezzo. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Decidono di giocarla all'indietro. Fernando. Con Dogbia. Tentativo di allungare il gioco. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Provano a ripartire da dietro. Scatta verso il pallone. Con Dogbia.
solo gol a referto fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Lungo passaggio in avanti. A sinistra con il passaggio. Occhio alla conclusione. Beffa l'estremo difensore. Niente di più facile. È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato. Ha eseguito un movimento da attaccante di razza, ma il passaggio non era da meno. Tutta l'azione è stata da manuale del calcio. Si ricomincia da una situazione di parità. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Ottengono una rimessa laterale. Ripiegato benissimo in copertura e ha dato una mano ai compagni della difesa. Rebic cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Rebic. Non può sbagliare. Tentativo verso la porta e c'è la rete. Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Si è avventato sul pallone e l'ha messo dentro. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. E passano in vantaggio. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. C'è la palla lunga, in avanti. Continua ad avanzare verso l'area. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Termina così il primo tempo. Non c'è analisi tecnica che tenga per riassumere questa prima frazione di gara. Sono stati 45 minuti di gioco semplicemente imperdibili. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. C'è Kondogbia. Fousi Ghoulam. Soltanto rimessa laterale qui. Ottimo il fraseggio. João Mario. Sicuri in fase di palleggio. Palla filtrante per Higuain. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova a fare tutto da solo. Mamma mia che intensità. Stanno pressando come bestie a tutto campo. Sì. È questo che fanno le squadre che hanno una mentalità dominante. Vedi quanto sono bravi. Pressione sul portatore di palla. Accorciano bene sugli appoggi. A quel punto il pressing è perfetto. Difficilissimo gestire il pallone e non perdere.
si libera la grande. Continua ad andare, palla a piede. Occasione. Può colpire. Frazier, oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. João Mario, scatta verso il pallone. La allontana con forza. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Assolutamente. La metterà in mezzo. Occhio ai saltatori che sono arrivati. Libera tempestivamente. Che tentativo. Allontana. Ci prova. È uscito vittorioso da questo duello. Non c'era alcun dubbio che avrebbe segnato. Fa sembrare facile tutto quello che fa. Ha avuto subito un grande impatto sul gol. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Nuovamente in parità. Non mollano mai. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Ci mette la testa. Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Ci hanno provato sul serio, portando molti uomini all'interno dell'area di rigore. Ocampos. Di nuovo lui, il pallone è dentro. Una grande partita oggi. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo, senza successo però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Conducono con una rete in più degli... Balotelli! Ha messo alla prova il portiere. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Ocampos! E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Che delusione! Un altro gol avrebbe messo gli avversari in estrema difficoltà. Sono
Soltanto rimessa laterale qui. C'è il cross. Gran colpo di testa. Grande occasione sprecata. Mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo, servirebbe a questo punto un passaggio filtrante. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Se ne va. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Qui c'è più. La mette in rete. Parità. E pensare che fino a qualche istante fa tutto sembrava perduto per loro. Il controllo non era facile, ma lui l'ha eseguito bene, riuscendo a preparare bene il tiro. Parità ancora. Questa squadra non muore mai. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando e ora si trovano a dover ricominciare da capo. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Ocampos ha spazio per affondare. Kondogbia. Kondogbia! Possono permettersi nessun calo di tensione in questa situazione. Kondogbia! Colpo di testa che si perde sul fondo. João Mario. Ha la possibilità di andare verso la porta e trova il compagno. C'è un'opportunità. Pronto al tiro. Sì, entrata. Com'è che si dice? Le cose belle si fanno aspettare. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto dal compagno. Ha tagliato fuori tutta la difesa e a lui non è rimasto che depositare il pallone in porta. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Stiamo per entrare nel tempo di recupero. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Devono buttarla in aria e sperare. Cerca di contrastare la pressione dell'avversario. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Riceve il passaggio. Prova la giocata di Fino. João Mario. Spazza il più lontano possibile.